seduta straordinaria sulla nuova rete ospedaliera. Atti di indirizzo sulla sanità. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale si è riunito il 2 dicembre in seduta straordinaria su richiesta delle opposizioni per analizzare la riorganizzazione della rete ospedaliera. Ampia la discussione che si è protratta anche nel pomeriggio. Al termine sono stati discussi e votati diversi atti di indirizzo. In primo piano. Confronto in aula sulla riorganizzazione dei presidi e sul piano di rientro dei costi in sanità al centro del Consiglio straordinario sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, svolto il 2 dicembre su richiesta dei gruppi di Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Ampio il dibattito che si è svolto dopo le comunicazioni dall'assessore Antonio Saitta, con intervento anche del presidente della Giunta Sergio Chiamparino. In chiusura di seduta sono stati presentati, discussi e votati 12 atti di indirizzo, di cui 2 approvati. La mozione, prima firmataria Daniela Ruffino, Forza Italia, sulla continuità assistenziale, e l'ordine del giorno, primo firmatario Paolo Mighetti, Movimento 5 Stelle, che chiede di individuare per l'ospedale di Acqui Terme, quale riferimento prioritario, la sede DEA dell'ospedale di Alessandria. In breve. Il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale ha dedicato un appuntamento agli studenti del triennio della scuola secondaria superiore per approfondire il tema delle politiche di accoglienza e di integrazione. L'incontro è stato organizzato in collaborazione con il Comitato Resistenza Colle dell'IS di Rivoli. L'introduzione nel nostro ordinamento del rimedio compensativo risarcitorio e gli scenari che esso apre sono stati al centro di un convegno intitolato Pene inumane e degradanti, l'effettività del rimedio risarcitorio, organizzato a Palazzo Lascaris dall'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.